Parametro LAMPS è una famiglia di lampade da tavolo e da terra, composta da base in rosso levanto e paralume in lamina curvate di rame. Il rosso levanto è un marmo di origine italiana, composto da una grande varietà di colori e sfumature, si passa dal rosso appunto al bianco del quarzo, al verde del serpentino. Quando nel giugno 2010 sono rientrato in Italia, dopo 2 anni spesi in New York City lavorando come interior designer, ho lasciato da parte per un attimo la mia lunga esperienza come scultore per concentrarmi sul design e Barometro Lamps è la mia prima collezione. Scolpire il marmo è immaginazione, è pazienza e molta, molta determinazione. Soprattutto il coraggio, prevalere sul marmo per modificarlo, addolcirlo, mortificarlo, perfino ucciderlo qualche volta, significa confrontarsi profondamente con se stessi e con ciascuno dei propri gesti creativi, perché quando si scolpisce a mano è molto difficile tornare indietro. Mi piace pensare alle barometro come delle sculture mascherate da lampade. Generalmente non progetto mai prima di scolpire un pezzo, non faccio disegni preparatori o bozzetti, ma lavoro direttamente la pietra o disegno su di essa. E le barometro non fanno eccezione, ho seguito infatti il carattere naturale del marmo, arricchendolo con tagli che contengono la somma accidentale delle venature, dei difetti e anche della bellezza nascosta dei blocchi di rosso levanto che ho scelto. Ogni barometro è come un diamante che formo e scolpisco passaggio dopo passaggio. Ogni lampada è un pezzo unico e ognuna è lavorata interamente a mano. Sono state prodotte per metà a Carrara e per metà a Pistoia, la mia città natale. Il marmo ha viaggiato dalle cave di Levanto, in Liguria, fino al mio studio di Carrara, mentre il rame è stato piegato e tagliato a pochi passi dalla mia casa di Pistoia. I metalli, specialmente il rame, così duttile e delicato, cambiano influenzati dalla pressione atmosferica e qui si scontrano con l'impressionante fissità della pietra. Per me, soprattutto, barometro significa un mix ed è unico tra caducità e durabilità. Looking for my place on assembly lines, fake prizes rising out of the bomb holes. Skeleton boys hyped up in purple, smoke rings blow from across the disco. Bank notes burn like broken equipment, looking for shelter, readjust your position. Thought control, ghost written confessions, two dimensions, dumb your head down. Gun don't look now, company missiles, power is raunchy, rent a cops are watching. Make your dreams out of paper mache, cliche wasted, hate taste tested. Hell yeah. Now I'm moving this way, I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes. Now I'm turning it on, now I'm working my legs. Hell yes. Now I'm calling you out, I'm switching my plates. Please enjoy. Hell yes. Now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Stretch to the limit, attention span, snap back, retract, collapse into laugh tracks, noise response, applause and hand claps, floodgates open to the sound of the rainbow, breaking points on the verge of pointless, fools anointed to the followers' fanfare. Per i paralumi in rame ho deciso quale forma dare loro giocando all'infinito in un rapporto di proporzione aurea con le basi in marmo. Alla fine penso che ideare e creare
creare nel design sia tutto legato al problem solving. Hell yes, now turning it on, I'm working my legs. Hell yes, now I'm calling you out, I'm switching my plates. Please enjoy. Hell yes, now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Yeah, that's it. Ho cominciato a scolpire il marmo quando avevo circa 18 anni e decisi allora di non andare all'accademia, di non fare l'accademia o studiare in un'altra scuola d'arte, ma direttamente imparare il mestiere all'antica, nei laboratori artigianali di Pietrasanta e di Carrara, il centro mondiale, possiamo dire, della scultura in pietra, in marmo. Hell yes.